Buonasera a tutti e benvenuti alla 17ª edizione del certame Giustino Fortunato. Ad accogliervi è stata l'esibizione sulle note di Avassi Prelude Age of Heroes, coreografata da Vittoria Tiziane della classe Quinta E del Liceo Scientifico e accompagnata da Erika Stolfi della Quinta F Liceo Scientifico, Lucrezia Manieri della Quarta F Liceo Scientifico, Antonella Rifino della Seconda F Liceo Scientifico, Maria Pia Brenna Seconda D Liceo Scientifico e Maria Consiglio della classe 4B del Liceo Classico. Prima di procedere con lo spettacolo, vorremmo invitare a salire qui con noi la preside. Grazie per essere qui numerosi. Grazie ai ragazzi per questo spettacolo meraviglioso che di qui a poco ci doneranno. Una serata bella, intrisa di significato per quello che abbiamo cominciato a vedere e per quello che continueremo a vedere. Da stamattina sto a dire che sono molto emozionata, perché rivedere la scuola popolata di ragazzi e soprattutto di ragazzi interessati e presi da iniziative educative interessanti non può che emozionarci e darci gioia, perché stiamo restituendo ai ragazzi quel tempo sottratto, quel tempo sospeso. Io vorrei insomma dire a questi giovani che il tempo andrà recuperato, quel tempo perso, quel tempo sospeso, che poi mi piace chiamarlo sospeso perché sicuramente abbiamo fatto tante altre cose, abbiamo imparato, abbiamo acquisito tante altre abilità, ma la vita vi sorriderà, la vita vi donerà tante soddisfazioni. Tanti sono i ragazzi di Quinta questa sera qui presenti, cui vanno i miei auguri più sinceri per quello che la vita gli riserverà e per quello che donerà loro in termini personali, professionali e familiari. Quindi ai ragazzi in particolar modo più grandi rivolgo il mio saluto. Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione in presenza con tante preoccupazioni dovute alle avversità meteorologiche che ci hanno preoccupato fino a qualche minuto fa. Abbiamo preferito farla all'aperto per far sì che molte persone potessero godere di questo spettacolo, perché è uno spettacolo che lo si può godere solo dal vivo per le emozioni che suscita e per tutto quello che ci accingiamo a fare. Quindi siamo convinti, sentivo dire prima scherzosamente che c'è la danza dell'antipioggia questa sera, ovviamente per la danza, questa sera c'è la danza dell'antipioggia, tifiamo tutti per non far piovere, per far sì che questo spettacolo possa arrivare a compimento. Le numerose persone che vedo qui non fanno altro che attestare la stima che le famiglie hanno nella scuola, nella nostra scuola, nel Giustino Fortunato, e questa vostra attestazione di stima mi carica, ci carica di responsabilità, perché abbiamo un dovere a cui assolvere, il dovere di far crescere in maniera sana e culturalmente profonda i vostri figli. Cerchiamo di dare loro il meglio, sicuramente con gli incidenti di percorso che possono accadere durante un percorso scolastico, però vi garantisco che l'Istituto Fortunato dona a questi ragazzi un tempo di qualità. Un ringraziamento speciale lo devo rivolgere ai docenti, per tutto quello che ogni giorno fanno, per tutto quello, il tempo che dedicano i ragazzi, tempo anche volontario, non sempre quel tempo retribuito, perché il tempo dei docenti non è soltanto quello che si vede, ma c'è molto tempo sommerso che decidiamo spontaneamente di donare ai ragazzi, perché i ragazzi meritano la nostra attenzione. Ma adesso non voglio tediarvi più con le mie chiacchiere, adesso è il momento dello spettacolo, uno spettacolo meraviglioso. Ho visto le prove, ma intenzionalmente non l'ho visto tutto, perché non volevo insomma crearmi già delle pregresse suggestioni. Vorrei viverle questa sera, e grazie al professor Ramone che
tanto ha lavorato perché tutto questo accadesse. Grazie a tutti i ragazzi che lo hanno fatto, a tutti i collaboratori, alla professoressa Tralli che l'ho vista e tutti i docenti che non sto qui a ringraziare perché sono stati numerosi, che hanno lavorato. E buon divertimento, grazie per la presenza e cerchiamo insieme di far approdare questi ragazzi in spiagge e farli navigare per mari sicuri, perché è il loro momento, il momento in cui devono spiccare il volo. E adesso non posso che dirvi buona vita, ragazzi. Ringraziamo la preside. Dopo circa 2 anni sembra di riuscire a respirare un po' d'aria di normalità. È per noi un onore ed un immenso piacere potervi accogliere quest'anno di nuovo fisicamente nel nostro istituto. E anche quest'anno, come da tradizione, il certamen vuole celebrare il talento dei nostri studenti, l'impegno delle organizzazioni e dei professori e l'importanza di momenti come questo, con l'augurio che possano trasformarsi non solo in manifestazioni artistiche e culturali, ma soprattutto di unione sociale di una comunità. Tra letteratura, musica, arte e danza sarete coinvolti da una sinestesia di forme d'arte. Vostro unico compito sarà quello di lasciare che le emozioni fioriscano dentro di voi, affinché le parole diventino superflue e prevalga il potere espressivo della rappresentazione. È giunto il momento di inaugurare ufficialmente l'apertura di questa 17ª edizione del certamen Giustino Fortunato, attraverso la prima esibizione musicale. E quale strumento, se non il pianoforte, è il più adatto a toccare le corde delle vostre anime, per immergervi in un'atmosfera sospesa tra sogno e realtà? Per un affascinante momento in cui musica e danza si fondono diventando un'unica esperienza artistica, accogliamo sul palco la solista Vittoria Tizianel della 5ª E del Liceo Scientifico, accompagnata al pianoforte da Antonello Barbaro della 3ª F del Liceo Scientifico. Si esibiranno per voi nel brano Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi. Nasce sempre qualcosa di nuovo, in modo creativo e inaspettato.
una forma di avventura quasi nella misteriosa dinamica dell'emozione. L'arte, la bellezza, la meraviglia mettono la nostra anima nella condizione di dialogare con la sorpresa, con l'ignoto, con il sublime, ma anche con il tragico ed il drammatico, trasformandolo in una dimensione emozionale che offre occasioni di risveglio. Serve una pratica preliminare, l'esercizio della meraviglia. Esercitarsi all'incontro con ciò che non è noto è un po' come intraprendere l'avventura nel mistero, ed è un'operazione che richiede un'aspirazione alla libertà, ovvero un guardare seguendo il filo illogico dello stare al mondo. Come dire, un ritorno allo stato fanciullesco per recuperare la dimensione della sovversione. La meraviglia è un atto sovversivo che richiede la sensazione scomoda e stupefacente del non sapere. Anche l'arte è un atto sovversivo. L'arte inscena uno sciopero umano, uno sciopero da se stessi, perché disattiva la dimensione individualistica e rende possibile una forma di vita comunitaria, una forma di vita felice. Lo sciopero umano è così prima di tutto uno sciopero contro questa vita consumata senza la fascinazione dell'incontro. L'arte è di tutti, non appartiene a nessuno, ha molto da insegnarci, è una parola che ride senza deridere, è silenzio narrante, è timore senza paura, magnificenza senza artificio. L'arte è capace di produrre un'insurrezione del cuore ed è quindi una forza trasformatrice. L'arte è anche la via per incontrare la bellezza. Andare incontro alla bellezza significa ricordare quello che già sappiamo da sempre, che è stato oscurato, inibito dall'affaccendamento dell'agire quotidiano, e accendere uno spazio vuoto che si connette al mondo e che ci lascia senza parole. La bellezza non è solo un'idea, ma un'esperienza emozionale dell'anima. Non è un concetto da elaborare, ma è prima di tutto un'emozione da percepire e in cui entrare. La bellezza è tra le parole preferite della mia mappa interiore. La bellezza ci fa sentire che c'è un di più dentro le cose, uno strappo sul più, sull'oltre, sul mistero, sull'infinito. La vera bellezza, come aveva già sostenuto Platone, consiste nel comunicare all'uomo una salutare scossa. Lo strappa dalla rassegnazione, dall'accoglimento del quotidiano, lo fa anche soffrire, ma in questo modo lo risveglia, aprendogli nuovamente gli occhi del cuore e della mente, mettendogli le ali e spingendolo verso l'alto. Dostoevskij dice che l'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma non può vivere senza la bellezza, perché non ci sarebbe più nulla da fare al mondo. Tutto il segreto è qui, tutta la storia è qui. La bellezza è una profezia di gioia. In questi giorni, dove il tragico è manifesto, sotto la bufera dei venti di guerra, sembra irriverente parlare di gioia. Eppure è proprio questo ciò che la gioia riesce a realizzare. Si infila inaspettata e crea bagliori impensabili che riescono a illuminare anche le tenebre di questo oscuro e confuso presente, con uno slancio di fiducia, con uno slancio di speranza, per una legge di fedeltà a chi è più offeso dalla vita e dai suoi duri colpi. La condivisione della gioia non è vergogna, non ci deve mettere in imbarazzo se diventa un momento da dedicare a chi soffre. E noi questa sera, questa rappresentazione, la vogliamo dedicare a coloro che soffrono. Ti dedico questa visione artistica, ti dedico questo quadro plastico, ti dedico questo momento di bellezza per cercare di costruire un mondo di pace. La creazione artistica ci trasporta in una dimensione più profonda di connessione con noi stessi e con il tutto. Quando un'opera d'arte riesce a trasferire in noi questa energia, diventa ponte per l'assoluto e ci mette in connessione diretta con gli altri esseri umani. Diventiamo bellezza pura, gioia pura, arte pura, e l'immaginario ci aiuta a vedere con occhi diversi e non scontati la realtà.
Questo bisogno di bellezza è un bisogno profondo ed ancestrale dell'uomo e l'arte ci concede il linguaggio per poterlo comprendere. I grandi quadri richiedono un tempo lungo di sospensione al loro cospetto, parlano, pulsano, i personaggi sono vivi, si muovono attraverso la mano dell'artefice, dialogano mutamente tra di loro e noi non possiamo che immergerci tra di loro, non possiamo fare altro che diventare uno di loro. Qualcuno ha detto che le opere d'arte rappresentano la prova della grandezza di Dio. Sono la narrazione della bellezza che si manifesta anche nel dolore e nella fragilità, ricordandoci la nostra finitezza e i nostri limiti. Queste immagini potenti, questi visaggi portano alla luce ciò che abbiamo in noi stessi, ci denudano, rendendoci ciò che siamo e forse anche ciò di cui eravamo in attesa. Questo disvelamento è la più profonda espressione di umanità e religiosità, una religiosità genuina che esiste prima di essere oggettivata, è una via del cuore su cui si avanza non per decreto o per un insieme di leggi, ma sotto la spinta degli affetti, perché il cuore non cammina per costrizione, ma per seduzione di tesori. Chesterton diceva: il mondo non finirà per mancanza di meraviglie, ma di meraviglia. Allora il compito di questa sera è che, aiutati dalla bellezza, dobbiamo salvare lo stupore, e questo vuol dire salvare la nostra capacità di essere felici. Questo è il momento, tutto sa di vita, tutto è sacro, questo è il momento, proprio ora, assapora. Brava. Stiamo per assistere ad un dialogo artistico, culturale e filosofico sul valore espressivo dell'opera d'arte. A parlare, personalità artistiche sicuramente a voi note, riportate in vita dalle voci di Enrico Repole, quarta E liceo scientifico, Simone Francesco della quarta E liceo scientifico e Rocco Giordano della quarta F liceo scientifico. Ad affiancare i tre artisti sul palco è servito un silenzioso quadro bianco, realizzato dai ragazzi della seconda H liceo scientifico e scienze applicate. Naim Bocari, Donato Suozzo, Paolo Coviello, Giustino Pierri, Luigi Pepice, Simon Biniam, Francesca Malvasi, Michele Cialdella, Jonathan Annunziata, Aldo Locoro, Francesco Fiorentino e Marco in camicia. I ragazzi non hanno identità, non sono personaggi, ma al contrario sono il manifesto di una rappresentazione artistica nella quale ognuno può leggere e decifrare ciò che vuole, lasciandosi guidare dalle proprie emozioni. Come afferma il Vasari, all'interno di questa villa vedremo alcuni importanti punti riguardanti l'arte. Cosa distingue un'opera d'arte da tutto il resto? Quali caratteristiche deve avere un'opera d'arte? Cosa deve trasmettere un'opera d'arte? Per discutere su questi punti, il Vasari ha invitato due dei più grandi artisti del Rinascimento. Alla mia destra troviamo Michelangelo Buonarroti, mentre alla mia sinistra Leonardo da Vinci. Il primo incontro del Vasari con Michelangelo avvenne proprio in questo luogo. I due instaurarono fin da subito un profondo legame di amicizia. Nella sua opera vide dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani, da Cimabue insino ai tempi nostri. Il Vasari pubblicò numerose lettere che Michelangelo gli aveva inviato. In una di queste, Michelangelo gli aveva fatto notare un errore presente nella struttura per la cupola della cappella del re di Francia a San Pietro. Il Vasari parlò nei suoi scritti riguardo Michelangelo di perfezione, di proporzione e di rotondità e rimase colpito dalla sua bravura fin da quando vide per la prima volta i suoi affreschi nella Cappella Sistina. Com'è possibile invece definire con delle semplici parole il genio artistico di Leonardo da Vinci? Sarebbe del tutto inutile, poiché tale è la sua bravura che noi possiamo solamente limitarci ad osservare. Il Vasari fu il primo a cogliere uno degli aspetti principali del carattere di Leonardo, la versatilità del suo ingegno e la sua sensibilità fuori dal comune. Leonardo era molto legato al concetto di perfezione dell'uomo e per questo molte volte dovette confrontarsi con i suoi limiti, lasciando nella sua anima una sensazione di malinconia e indignazione. Preferirei però non dilungarmi troppo con queste presentazioni e lasciare la parola a questi due grandi artisti per farli discutere liberamente.
caro Michelangelo, vorrei confrontarmi con te. Caro Michelangelo, vorrei confrontarmi con te sulle nostre visioni sull'arte e sul concetto di opera d'arte. Credo che dietro di esso sia necessario uno studio multidisciplinare delle scienze, della matematica, della logica e soprattutto della filosofia, per rincorrere l'idea di perfezione che l'uomo può solo desiderare data la sua finitezza. Inoltre, la natura e le sue leggi sono un buon veicolo per condurci al divino. Ma vogliamo parlare di prospettiva e proporzione? Caro Leonardo, non ho bisogno di approfondire quasi ossessivamente questi studi. A me non interessano, perché appena vedo un pezzo di marmo, ho la certezza e l'ispirazione del soggetto che vi è imprigionato al suo interno. Le mie sculture esprimono potenza, forza vitale ed energia. Tu purtroppo resti ancora legato, anzi schiavizzato, a quell'idea di imitazione della classicità. Io ormai l'ho superata, creando un modo di concepire l'arte tutto mio. La pittura, al contrario della tua barbara arte della pietra, si serve di colori e pennelli che mi affascinano sin da giovane. Inoltre, il pittore siede ben vestito davanti alla sua opera, mentre lo scultore lavora con rabbia e forza, sudando, coperto di polvere di marmo. Leonardo, la scultura non è un'arte barbara. Un esempio è quello che è diventato il simbolo della nostra Repubblica Fiorentina, il mio grandioso David, quale conteneva al suo interno innegabile bellezza ed enorme difficoltà tecnica. Ci lavorai per ben 3 anni, creando un'opera leggendaria che conteneva al suo interno innegabile bellezza ed enorme difficoltà tecnica. Ricordo anche che nel 1504 fu riunita un'assemblea in cui figuravano, oltre a te, Leonardo, altri artisti del calibro di Botticelli, Perugino e Andrea della Robbia. Discutemmo della collocazione della mia grandiosa opera. Ricordo che tu dicesti che la posizione migliore era sotto la loggia, affinché essa non si danneggiasse. Sì, hai ragione. Ricordo. Avevo poco più di 50 anni. Lavoravamo entrambi presso il Palazzo Vecchio ed eravamo in grande attrito. Eravamo stati entrambi incaricati dal gonfaloniere Soderini di affrescare le pareti della sala dei 500. A me fu affidata l'affresco di Anghiari, per la quale realizzai una moltitudine di cartoni preparatori, quelli che tu non hai mai voluto realizzare perché mancava quella che tu chiamavi immediatezza. Sì, poiché per me il dover scegliere la cornice, il soggetto, i pigmenti e le tonalità, con tutto lo studio preparatorio che tu effettuavi, andava a scapito della creatività che scemava nel processo, cosa che mai accadeva nel mio fare arte, ovvero quella che io definisco l'arte dell'immediatezza e della passione. Ma devo ammettere che sono stato un grande appassionato dell'Accademia Neoplatonica, fortemente voluta da un nostro grande amico, Cosimo Vecchio dei Medici, quale mi avvicinò al pensiero dei più grandi filosofi greci che tanto influenzarono la mia creatività. Secondo il Vasari, però, nonostante tutte queste differenze, c'è un punto che accomuna questi due grandi artisti: il fatto di aver creato alcune delle opere più importanti della storia dell'arte. Questi due geni erano dotati di una grande maestria, di una grande tecnica. Erano antagonisti, sì, ma forse solamente perché ognuno riconosceva la grandezza del proprio rivale. Io credo che un'opera sia qualcosa che non possa essere semplicemente ricondotta alla tecnica che un artista utilizza. Una tecnica può non piacere allo spettatore, ma il valore di un'opera d'arte è incontestabile. Io considero la tua arte poco sincera, ma non nego la tua grande abilità tecnica. A volte mi perdo nella struttura dei tuoi dipinti e mi interrogo su quale possa essere la tua fonte di ispirazione per creare simili capolavori. Mi crogiolo in questi 1000 dubbi e nella mia testa sorgono 2 domande esistenziali. Che cosa ti passa per la testa quando realizzi i tuoi dipinti? E che cosa ti spinge a cercare la perfezione che non raggiungerei mai? Ogni volta che guardo le tue opere,
Queste due domande mi frullano per la testa come due uragani impazziti. Desiderio di conoscere te, la tua arte, diventa sempre più insistente, nonostante la grande antipatia che provo nei tuoi confronti. Ogni particolare è curato nel minimo dettaglio, e ciò mi spinge a interrogarmi su come tu abbia costruito tutto ciò. Parliamo della Gioconda. I suoi occhi, grandi e profondi, ricambiano lo sguardo dello spettatore con un'espressione dolce e serena. Le sue labbra accennano un sorriso. Non indossa alcun gioiello, né un vestito preziosamente ricamato, ma è la semplicità con cui si pone a costituire la bellezza ideale. La perfezione naturale si unisce a quell'elemento di moto che costituisce la vera e propria magia che tu hai creato. La figura è stante, ma non immobile, e la morbidezza delle carni lascia presagire un breve respiro. Sono sconvolto e al contempo sollevato da questa tua considerazione, Michelangelo. Anch'io sono d'accordo con te. Un'opera d'arte è speciale, poiché ricama i sentimenti di un artista nel profondo. Ogni dubbio, ogni turbamento, ogni paura viene inesorabilmente riflesso nei nostri capolavori. Così come uno specchio rotto riflette un oggetto, così le mille facce dell'uomo vengono riflesse. Ogni particolare sfaccettatura è diviso dal corpo centrale, cosicché le imperfezioni messe in risalto diventino il soggetto principale. Possiamo quindi paragonare i nostri capolavori ad uno specchio rotto. I nostri capolavori sono apparentemente dei semplici oggetti di gusto decorativo, ma tuttavia nascondono i nostri pensieri e i nostri turbamenti. Ho paura a dirlo anche con delle semplici parole, perché mi rendo conto della debolezza e del rischio che noi artisti assumiamo ogni qualvolta prendiamo in mano o il pennello o lo scalpello. Con la nostra arte noi non dobbiamo rappresentare solo le nostre idee o i nostri ideali, ma una parte di noi stessi. Noi doniamo un pezzo della nostra anima ad ogni opera che realizziamo e non possiamo farci nulla, perché è così. Quest'ultima diviene un portale d'accesso per il nostro mondo, al quale tutti sono invitati ad accedere, ma non tutti possono entrarvi. Ovviamente non sto parlando di eletti, poiché penso che l'arte è un qualcosa che deve essere condiviso con tutti, ma non tutti possono comprenderlo fino in fondo. È innegabile che ognuno di noi abbia delle qualità e delle virtù che lo rendono ciò che è, ma l'empatia, la comprensione, l'immedesimazione dell'altro sono caratteristiche che non è possibile ritrovare in ciascun uomo. Io sono dell'opinione che ogni uomo sulla terra sia costituito da due parti, una parte governata dalla ragione, un'altra invece dall'istinto e dall'emozione. La ragione è fondamentale per avere un'esistenza serena e prendere delle giuste decisioni, ma per vivere bene dobbiamo abbandonarci all'istinto. Penso che queste caratteristiche di cui tu parli siano incluse nella parte emotiva dell'uomo e perciò le disprezziamo a priori. Lodiamo la ragione e la logica, ma quando è necessario fare un passo in più per comprendere l'altro, ci fermiamo quasi bruscamente e ci limitiamo a criticarlo. Per questo sono d'accordo con te. Non tutti possono apprezzare l'arte e comprenderla fino in fondo, perché noi uomini abbiamo il vizio di elevarci dall'alto verso il basso, come un creatore svogliato, paragonando il tutto al culto della logica. La ragione però non è uno strumento infallibile. Dico questo, per quanto noi uomini ci sforziamo di perfezionarla, sarà per sempre uno strumento umano, per questo fallace e corruttibile. A volte sarebbe meglio abbandonare questi preconcetti e lasciare tutto al destino e alla fortuna. Questa tua concezione della vita non ti si addice, Michelangelo, però sono contento che siamo d'accordo su qualcosa. Per quanto riguarda però il tuo punto di vista sulla ragione, mi trovo in disaccordo. All'uomo non manca l'equilibrio tra la ragione e il sentimento, ma non deve neanche abbandonare la logica in favore dell'istinto. L'uomo alle volte può essere crudele, insensibile, ma ciò non accade a causa della ragione, ma grazie alla corruttibilità che è intrinseca del suo essere. Anche se molti non comprenderanno la mia arte, io continuerò a lavorare anche per quell'unica persona che la comprenderà
e che accetterà il mio modo di concepire la vita. Come dice il Vasari, questa è la vera peculiarità di un'opera d'arte. Non lo sono le tecniche, nemmeno gli strumenti, e neanche l'artista, che funge solamente da ponte tra l'idea e la realtà. Ogni opera d'arte viene creata dall'uomo per essere trasmessa agli altri uomini, affinché questi non si sentano più soli. Crediamo nella potenza espressiva della musica, un mezzo tramite il quale le parole adesso passeranno in secondo piano. Per un ulteriore momento musicale accogliamo sul palco due ragazzi della terza F del liceo scientifico, Antonello Barbaro e Francesco Valente, in un'esibizione nuovamente al pianoforte, sulle note di Experience di Ludovico Einaudi. È giunto il momento più atteso dell'evento, il quadro plastico. Come ogni anno, la collaborazione tra studenti e professori è stata fondamentale per la realizzazione di questa piccola ma importante parte del certamen. Una collaborazione che però speriamo possa dare i risultati desiderati, lasciando meravigliati e affascinati voi spettatori. A restituire la propria anima ai personaggi dell'affresco e ad avventurarsi nei meandri del dipinto con voi e per voi sarà Aurora Cammarota della quarta F del liceo scientifico, attraverso le sue suggestive ed emozionanti parole. Qual è la più nobile delle imprese a cui può aspirare l'umanità? Io sono Leonardo da Vinci. Tutti noi veniamo al mondo perfetti, ma piano piano la perfezione si logora. Sono i colpi di martello a renderci opere d'arte. Vedi, io non disegno come gli altri. Loro disegnano ciò che vogliono che il mondo veda. Ma è un ideale. Io non disegno questo. Disegno ciò che vedo. Credo che la natura sia la più grande opera d'arte. L'unico perfetto atto di creazione. La bellezza, la grande bellezza, è una verità che riecheggia attraverso i secoli, sconfiggendo il tempo. E questo è il vero motivo per cui l'arte è la più nobile delle imprese. Thank you.
Il Cenacolo può essere definito l'icona di Leonardo da Vinci, il simbolo della sua arte. Il dipinto di notevoli dimensioni fu commissionato per volere di Ludovico Sforza in una parete del refettorio del convento milanese di Santa Maria Novella. La tematica nel quale Leonardo si immerge e ci fa immergere è quella dell'ultima cena di Cristo con gli apostoli a Gerusalemme. Di fatto l'artista non tocca un tema innovativo, in quanto nella storia le rappresentazioni di tale scena sono state molteplici, ma con Leonardo vengono messi da parte tutti i tipi di stereotipo per dare spazio a una nuova chiave di lettura. Così Leonardo da Vinci sconvolge ogni consuetudine. I 12 apostoli, solitamente disposti vicino a Gesù, ma lontani da Giuda, stavolta non prendono tutti i posti nella stessa parte del tavolo, mentre il momento raffigurato è quello in cui Cristo ha appena annunciato il tradimento che gli verrà a breve inflitto. L'artista allora, sfruttando il grande ingegno di cui era in possesso, non va a rappresentare, come era sempre stato fatto, un evento che riguardasse la fede, bensì l'atto umano del tradimento di un amico. Per tale ragione si può cogliere nei volti dei discepoli un velo di angoscia e disapprovazione, unita a un filo di stupore. Il Cenacolo è senz'altro un'opera complessa, pertanto da un'analisi più accurata sono tanti i dettagli che vengono fuori. Primo tra tutti, la divisione in gruppi dei discepoli. Nel centro della tela cogliamo la figura eroica, possente e mite del Redentore che si erge solitaria, perché a detta di Leonardo la solitudine è l'unica compagna nei momenti cruciali della vita. Ad accompagnare il Cristo vi sono 6 apostoli sulla sinistra e altrettanti sulla destra. Sul lato sinistro assistiamo alla prima triade composta da Bartolomeo, Giacomo minore e Andrea, i quali affiancano il trio composto da Pietro, Giuda e Giovanni. Sul lato destro, invece, Tommaso, Giacomo maggiore e Filippo sono intenti ad adorare il Cristo, mentre Matteo, Giuda Taddeo e Simone sono intenti a dialogare tra loro. Bartolomeo, sull'estrema sinistra, poggia le mani sul tavolo dopo essersi alzato in piedi, protendendosi verso Cristo, così come Giacomo minore e Andrea. Giuda guarda Gesù con fare interrogativo, mentre Pietro è colto nel momento in cui sto capitando qualcosa nell'orecchio di Giovanni, figura sulla quale la critica si è interrogata molto in questi secoli. Infatti, attenendosi a quanto detto dal codice di Dan Brown, è possibile ipotizzare che a questo apostolo Leonardo abbia dato le sembianze fisiche della Maddalena. Sul lato opposto, invece, Giacomo Maggiore ha le braccia allargate con l'intento di trattenere sia Tommaso, che ha il dito rivolto verso l'alto in segno di domanda, sia Filippo, la più docile ma al contempo la più patetica delle figure dipinte da Leonardo. Infine, Pietro, Matteo e Giuda Taddeo e Simone sono intenti a dialogare con loro, spegnendo e concludendo la violenza dei sentimenti accesi dalla parola di Cristo, che vanno a manifestarsi a partire verso sinistra. È fondamentale però soffermarsi sul centro della tela, occupato la rappresentazione di Cristo. Infatti, a quest'ultima Leonardo attribuisce una caratteristica mai vista prima d'ora. Cristo non ha l'aureola. L'aureola è quel dettaglio, talvolta anche impercettibile, che gli artisti hanno spesso utilizzato nelle loro opere per solcare un netto confine tra ciò che poteva essere considerato divino e ciò che invece non lo era. Però Leonardo da Vinci si discosta da questo pensiero e opta per qualcosa di completamente diverso. La figura di Cristo è illuminata da nessun raggio di luce divina. Infatti è illuminata solamente ed esclusivamente dal cielo chiaro e luminoso che sovrasta le colline al di là delle 3 ampie aperture realizzate dall'artista con grande rigore prospettico. Possiamo dunque affermare con certezza che nel Cenacolo Leonardo sia riuscito a rappresentare il pensiero e i sentimenti attraverso il linguaggio dei corpi, delle mani, dei volti, studiati questi fin dei minimi particolari, portando avanti un capolavoro frutto della conoscenza, oltre che della destrezza, ma soprattutto portando avanti un progetto che agli occhi dei suoi contemporanei sarebbe apparso impossibile.
molto speciale, ovviamente. Un ringraziamento speciale ovviamente ai ragazzi che si sono impegnati nella realizzazione del quadro plastico. Sono Marco Bochicchio dalla classe 5a E del liceo scientifico, Paola Scapicchio dalla classe 2a D del liceo scientifico, Matteo Bochicchio della 5a G liceo scienze applicate, Niccolò Zambella della 5a E del liceo scientifico, Valerio Faruolo della 4a F liceo scientifico, Francesca Fusco della 4a F liceo scientifico, Michele Varlotta 5a F liceo scientifico, Antonello Leggieri 5a F liceo scientifico, Federico Capobianco 5a F liceo scientifico, Beatrice Esposto della 4a E del liceo scientifico, Alessandro Nardozza della 5a E del liceo scientifico, Niccolò Filizzola della 5a F del liceo scientifico e Stefano Chiarito della classe 5a E del liceo scientifico. Ovviamente un ringraziamento anche ai ragazzi impegnati nella regia, sono Samuele Ficarazzi della 5a E del liceo scientifico e Davide Catenacci della 4a F del liceo scientifico. Finisce così questa giornata della 17ª edizione del certamen Giustino Fortunato, un'edizione con la quale, come mai prima d'ora, speriamo calorosamente di essere riusciti a trasmettere, oltre all'importanza storica, artistica e culturale di questo evento, un leggero momento di spensieratezza, di felicità e di normalità rispetto alla fredda realtà nella quale siamo abituati a vivere da un paio d'anni a questa parte. È stata una grande emozione per noi ragazzi aver preso parte nuovamente in maniera attiva a questa edizione in un certamen che speravamo si potesse realizzare in presenza da anni e che speriamo ovviamente possa continuare ad essere organizzato in ugual modo anche negli anni futuri. Ci teniamo a ringraziare quindi la scuola, i professori e la preside per aver dato a noi studenti la possibilità di poterci sentire maggiormente parte di una comunità scuola che ascoltasse i nostri talenti, che ricreasse momenti di condivisione e che ci permettesse di maturare e di crescere affidandoci importanti responsabilità. Infine, ancora grazie al professor Ramone per averci supportati e supportati, che invitiamo a salire qui sul palco con noi. Grazie ai ragazzi perché sono stati a dir poco eccellenti, mi hanno sopportato, sono stato insomma abbastanza rigoroso con loro. Ringrazio quindi tutti i ragazzi che hanno collaborato, ringrazio voi tutti che siete qui, voglio ringraziare calorosamente la mia collega Anna Tralli che mi ha aiutato in questa realizzazione. E poi ringrazio la preside che mi dà sempre la possibilità di lavorare con i ragazzi, che è la cosa che amo fare in assoluto. Ringrazio il direttore dei servizi generali amministrativi Franco Petruzzi, che anche lui mi ha sopportato. E poi voglio ringraziare Antonella della 4a E, Francesca della 5a E, Gabriella della 5a E e Michele della 5a E. Un applauso a loro. Grazie a tutti ragazzi, siete fantastici, grazie a voi per aver partecipato. Grazie mille, all'anno prossimo.